1000 cavalli e che consentono al Mangusta una velocità di crociera pieno carico di 135 nodi. Eccolo qua. Forma spigolosa con le sue alette laterali che servono per montare serbatoi supplementari, i missili anticarro e i lanciatori di razzi. Ora si ferma in Moverit per quella che è la sua presentazione, per quello che è il saluto a tutti voi, che sarà l'inchino del Mangusta del 7 Vega dell'aviazione dell'esercito italiano. Serie di rotazioni veloci sull'asse verticale. Si ferma e quindi dà dimostrazione della capacità di volo laterale della macchina. Il Mangusta può traslare la cavalletta con una velocità massima di 40 nodi. Davide pilota, operativo, pilota collaudatore e dimostratore con una grandissima esperienza di volo. Il suo copilota è il tenente colonnello Antonio Mancini del 7° Reggimento Aviazione dell'Esercito Vega. Anche lui pilota collaudatore, pilota operativo. Macchina meravigliosa, unico elicottero, anzi primo elicottero ad entrare a far parte, primo elicottero d'attacco ad entrare a far parte di una forza armata europea. È di concezione e costruzione interamente italiana, prodotto dalla Leonardo Helicopters Division. Monta un rotore pentapala completamente articolato che gli conferisce un'elevata manovrabilità e che gli permette di sopportare accelerazioni che vanno da 0G a 3G e mezzo, ed è di nuovo in overing davanti a noi. Notate il cannone da 20 mm posto in torretta davanti al muso dell'elicottero. Il decollo all'indietro. Al decollo all'indietro seguirà una fondata, quindi muso giù a 90 gradi per prendere velocità. Eccolo che va. Il pilota spinge in avanti il ciclico, la palla del ciclico. Questa macchina ha un peso massimo al decollo di 4.600 kg. Peso a vuoto di 2530 kg, con una velocità massima di 160 nodi, quindi siamo a 310 km orari. Ed ora una salita a spirale. È disturbato dal vento che lo scarroccia ed è difficile mantenere la perfetta verticale oggi. Interromperà la rotazione e di nuovo sarà muso giù a 90 gradi. Acquisizione di velocità, quindi l'energia guadagnata salendo, quindi spesa la sospensione per mezzo di sensori, perché sul casco e nell'abitacolo, ed ecco di fronte a noi, massima velocità e super una vera castagna.
divisione verso l'obiettivo designato con un semplice spostamento del capo, e siamo giunti al termine dell'esibizione del Mangusta dell'esercito italiano e dell'inchino a tutti voi, il saluto caratteristico e classico dell'elicottero. Saluta i gentili ospiti in tutte le direzioni, senza tralasciare nessuno. E invito tutti voi in questo momento a sbracciarvi, a salutare il tenente colonnello Davide La Rossa, il tenente colonnello Antonio Mancini e con loro tutta l'aviazione dell'esercito e tutti gli aviatori in basca azzurra del 7° reggimento aviazione dell'esercito Vega di Rimini. Se ne va nel modo più idoneo per un elicottero. E quindi lascia